Buongiorno, Evo FT Club in Action. Sono Francesco e oggi vi parlerò della forza resistente. Ulteriore qualità fisica che andiamo a preparare, come si è detto all'inizio, con alcuni attrezzi funzionali. Oggi vediamo in azione per la Muay Thai e dopo vedrete a breve il maestro Andrea Palazzetti ad eseguire dei calci e delle gomitate, come attraverso noi si va a migliorare questo aspetto e movimento biomeccanico del corpo. Il clubbell lavora in modo specifico sulla parte alta del tronco, andando a migliorare quella che è in questo caso l'uscita e l'ingresso della gomitata. La Bulgarian Bag invece ulteriormente parte alta del tronco, ma il movimento parte dal basso verso l'alto, richiama un lavoro sia di presa che di condizionamento appunto sulla forza resistente. In questo caso lavora nello stesso modo sui gomiti. Nella fase di recupero potremo andare a vedere quella specifica che va a migliorare quell'aspetto cardio-respiratorio vascolare, perché andremo in modo continuo per tutta la sessione di allenamento a valutare i battiti cardiaci nel tempo di recupero. Supponendo un workout 30 secondi di lavoro, 15 di recupero o 20 secondi di lavoro e 10 di recupero, nei 10 secondi andremo attraverso una respirazione diaframmatica a far scendere il battito cardiaco e a contare i battiti nei 15 secondi per poi moltiplicarlo. Bene, proseguiamo con la nostra metodologia di allenamento e passiamo allo swing con il kettlebell training. Lo swing ha l'obiettivo di migliorare quella struttura centrale del corpo che viene chiamato tecnicamente coxo femorale, anche a bacino, glutei, reclutatori delle anche. Fatte le 5 ripetizioni di swing, per consolidare questa respirazione e questo migliorare nella qualità, in questo caso della forza resistente, è costante controllo del lavoro cardio, della respirazione diaframmatica. Inspiro ed espiro con 3 cicli funzionali di respirazione, abbasso il battito cardiaco e do quella giusta distribuzione di ossigeno al cervello che mi possa permettere poi di essere lucido e poter decidere nell'evento. Con il maestro Palazzetti andrete a vedere una sequenza di calci e di gomiti. Perché questo? Perché una delle nostre attività è la Muay Thai e sarebbe ottimale se un operatore della sicurezza sia capace di utilizzare i calci non tanto per aggredire ma per dare distanza dall'elemento ostile. È una buona, sarebbe, come si suol dire, cosa buona e giusta. È ovvio che praticandolo si porta anche ad essere pronto ad aggredire. Noi siamo per il sapersi difendere, questo è un concetto di base, quindi prendere distanza. Bene, ancora in action, dopo aver provato il clubbell, la Bulgarian Bag, il kettlebell, vediamo quelli che sono effettivamente i risultati di questa forza resistente e non solo. In questo caso una qualità fisica che non abbiamo citato fino ad ora è la reattività di movimento che il maestro Andrea Palazzetti riesce a eseguire con una sequenza di calci, gomitate e spostamento sui vari piani dello spazio. Contro, in questo caso, abbiamo messo in campo il Redman. L'abbiamo vista con sequenza di bloccaggio, gomitata e calcio frontale che ci dà, come ho detto in precedenza, la giusta distanza che posso prendere e che dovrebbe prendere l'operatore dall'elemento stile. L'ulteriore possiamo notare che capacità di reattività e di movimento che ha Andrea. Cosa in aggiunta è a quello che cerchiamo di fare nel real life è anche allenarsi con una tenuta diversa da quello che possa essere il pantaloncino e la maglietta.
Ed ovvio che Andrea riesce a mantenere questa sequenza di colpi nel tempo perché di base si è allenato per migliorare questo tipo di qualità, non solo a livello cardio-respiratorio con le tecniche che mettiamo in campo, ma soprattutto con gli attrezzi e che vanno a migliorare nei movimenti dell'operatore che dovrà poi mettere in azione su questo evento, che ahimè è sia per prendere distanza, ma che potrebbe trovarsi ad eseguire una colluttazione, e quindi saper eseguire un calcio o delle gomitate sarebbe ottimale. E con noi possiamo mettere insieme nello scenario tutti questi sistemi.